amici di Fano TV, ben trovati per lo speciale di oggi. Ci troviamo a Macerata Feltria. Siamo all'interno del Teatro Battelli, che ospiterà il primo di una serie di incontri voluti dal PSR Marche. Riprende il dialogo con il territorio e saranno 7 appunto gli incontri snodati in un arco temporale davvero breve per fare il punto sulla situazione. L'obiettivo è quello di presentare la programmazione 2023-2027 e di far luce sui nuovi bandi e quelli in uscita. Tanti i nostri ospiti, andiamo subito ad incontrarli. Parte proprio dal suo comune, sindaco, questo ciclo di incontri proprio per evidenziare anche le necessità personalizzate, in questo caso del suo borgo, che tra le altre cose risulta essere uno dei più belli delle Marche. Esattamente, Macerata Feltria infatti fa parte del club dei borghi più belli d'Italia. Oggi la Regione Marche, con questo seminario, è il primo dei 7 incontri che si svolgeranno in tutte le Marche da qui alla fine di maggio ai primi di giugno. La Regione Marche, con i fondi del PSR, metterà a disposizione 186 milioni di euro che serviranno esattamente per il mondo agricolo, e quindi sono molto importanti per gli operatori della nostra zona, in quanto il nostro è un territorio abbastanza agricolo, diciamo, perché oltre all'agricoltura ci sono un po' di fabbriche, un po' di servizi sanitari, queste cose, però soprattutto incentrato sull'agricoltura, e quindi molto importante per questo punto di vista. E questa è l'occasione buona per poterli intercettare, in quanto sono importanti. Dicevo prima, 186 milioni, che per la Regione Marche sono una cifra molto importante, e questi fondi debbono essere impegnati entro il 2022, pena la perdita di questi fondi. Ha messo a punto una strategia di sviluppo e valorizzazione delle aree rurali. Quale, Presidente? Questa sera presentiamo due grandi strategie, quella dell'enoturismo e dell'agriturismo, due misure che vorremmo finanziare sia col PSR che con il PNRR attraverso il bando che uscirà sui distretti del cibo. Entrambe queste strategie crediamo saranno una grande rivoluzione per il turismo rurale e anche per il sistema della diversificazione in agricoltura, per dare reddito agli agricoltori, per fare in modo che oltre all'attività diretta di produzione ci sia una capacità di far vivere delle esperienze in campagna. Se pensiamo alle nostre bellissime colline e da quanti anni attendevano una riforma del turismo rurale, dell'agriturismo, della possibilità per esempio di fare somministrazione e mescita dentro le cantine, oppure di fare un'esperienza anche attraverso delle spa che prima non si potevano fare negli agriturismi. Quindi crediamo che il combinato disposto dell'enoturismo, che sta funzionando ed è da tanti anni in alcune regioni, sta veramente producendo degli effetti molto positivi, e da noi purtroppo eravamo molto in ritardo, stiamo recuperando questa strada. E così come sull'agriturismo, crediamo che il nuovo modo di concepire il turismo rurale, che è un fenomeno di attrazione, perché oltre ad assaggiare il vino uno può vivere le esperienze come la raccolta del tartufo o la produzione delle olive alla scolana, piuttosto che andare a vedere le nostre stalle in una forma di esperienza, appunto. Io credo che questo sarà il futuro del turismo rurale, e dovevamo strutturarlo con dei finanziamenti ma anche con una nuova legge. Quindi questa amministrazione ha prima prodotto una legge di cambiamento e poi finanziamenti per sostenere le imprese e gli investimenti. I bandi sono delle risorse essenziali per gli imprenditori del mondo agricolo, in questo caso può darci qualche anticipazione? Sì, l'assessorato e la struttura regionale hanno organizzato una serie di 7 incontri sul territorio, di cui questo è il primo, dove andiamo a parlare dei nuovi bandi come primo argomento, quindi in questo caso parliamo di agriturismo, agricoltura sociale e enoturismo anche, proprio perché abbiamo individuato questo tema come molto confacente alle aree interne, come possibilità di sviluppo che va oltre la produzione agricola.
Il secondo argomento invece poi riguarda la programmazione 2023-2027, siamo proprio nella fase cruciale, quindi la giornata serve anche per raccogliere indicazioni, suggerimenti dai partecipanti per questa definizione delle nuove schede di misura del prossimo periodo. Abbiamo detto in apertura che il focus di questi incontri sarà proprio l'enoturismo, ci sono cambiamenti importanti anche in tal senso, quindi vogliamo sapere quali sono poi nel dettaglio le novità. Diciamo proprio che rappresenta una novità assoluta l'enoturismo, visto che con la legge numero 28 del 2021 è stato dato appunto una forma normativa appunto all'idea di enoturismo. Poi con i provvedimenti attuativi che sono stati fatti nei primi mesi di quest'anno, ad oggi le imprese agricole e non solo, anche le imprese di trasformazione dei prodotti vitivinicoli possono presentare una segnalazione certificata di inizio attività al proprio comune, a valle della quale saranno iscritti nell'elenco regionale degli operatori appunto enoturistici. Questo aprirà a loro una vasta serie di possibilità e di vantaggi, primo fra tutti direi quello di entrare a far parte del sistema di promozione dell'enoturismo che viene costituito all'interno di un DMS, di un DMO a livello turistico generale, come per la valorizzazione della destinazione turistica Marche, all'interno della quale il settore enoturistico e lo strato enoturistico rappresenta sicuramente un punto di forza sul quale fare leva per la valorizzazione del territorio nel suo complesso. L'attività enoturistica, essendo in particolare di interesse per le imprese agricole, considerata come una delle attività connesse all'attività agricola, nei prossimi provvedimenti di aiuti potrà ricevere appunto aiuti per la strutturazione delle proprie attività e quindi presentarsi al mondo nella migliore delle proprie condizioni. Agriturismo ed enoturismo sono le nuove frontiere di questo mercato. Quali sono le novità introdotte dai bandi? Le novità introdotte dai bandi, diciamo che comunque ancora dovrebbero uscire, riguardano in realtà pochi elementi, perché diciamo l'aspetto più innovativo sarà la nuova programmazione, dove sicuramente potranno essere predisposti i bandi relativi all'enoturismo, un'attività nuova dove una legge regionale è stata approvata solamente l'anno scorso. Per quanto riguarda l'agriturismo, gli aspetti più innovativi saranno la possibilità in futuro di poter utilizzare delle strutture d'accoglienza che dovrebbero rappresentare più un aspetto di esperienza che le aziende sono in grado di offrire, mentre in cui i turisti dovessero arrivare nelle strutture agrituristiche stesse. Insomma, credo che interessante anche riportare un elemento in queste situazioni di crisi. Normalmente quello che viene chiamato turismo di vicinato è quello che ha maggiore possibilità di espansione, di offerta anche di capacità di raccogliere maggiori richieste di turismo appunto, e l'agriturismo è una di quelle componenti essenziali nel momento in cui c'è questa necessità di garantire un'accoglienza, un'ospitalità turistica in momenti in cui magari all'estero è un po' più difficile poter andare. Questa è stata poi anche una puntualizzazione, un approfondimento recentemente discusso in occasione della presentazione del rapporto nazionale all'agriturismo a livello nazionale. Conclude qui questo appuntamento inaugurale. Fano TV con le sue telecamere seguirà i prossimi incontri, quindi vi aspettiamo. Grazie dell'attenzione, arrivederci.